Cresce l'attesa per la composizione dei gironi di serie di primo passo verso il ritorno alla normalità e in campo, programmato per il prossimo 27 settembre. Ma che soprattutto segna il ritorno dei dilettanti dopo lo stop definitivo decretato causa pandemia. L'Abruzzo, che ha perso il Chieti e l'Avezzano, tornate nel campionato di eccellenza, resta con 5 rappresentanti. Notaresco, Pineto, Vastese, Giulianova e la matricola Castelnuovo. Il girone sarà quello F, ma chi ci sarà dentro quel raggruppamento sarà tema delle prossime ore. La classica dislocazione geografica delle pretendenti al posto in Lega Pro per tradizione vede oltre l'Abruzzo anche le Marche e il Molise, con qualche deviazione a nord verso la Romagna. Ma stavolta il nodo da sciogliere sembra più grande e comprende la possibilità di inserire squadre laziali all'interno del raggruppamento F. Non sarebbe una novità assoluta, perché già dalla stagione 2019-2020 la presenza del Fiuggi aveva già aperto la strada al rientro di una regione che negli anni passati aveva incrociato spesse volte le spade con le nostre compagini, e lo scenario che potrebbe aprirsi è proprio quello, più che ad esempio quell'apertura verso sud tante volte paventata, ma che non sembra essere all'ordine del giorno, soprattutto dopo l'addio del Foggia, che dovrebbe essere ripescato in Lega Pro, così come l'altra pugliese Bisceglie. La retrocessione in Serie D del Rieti, centro geograficamente ad un passo dal confine Lazio-Abruzzo, sarebbe l'apripista di un taglio a nord per andare verso ovest. Nel girone G, quello dove nelle ultime stagioni sono state inserite le laziali, sono state presenti anche le campane, ma soprattutto le formazioni sarde. Nell'ultima stagione le trasferte di Sassari due volte, Arzachena, Budoni, Lanusei e Muravera hanno spinto qualche compagine del continente a chiedere lo spostamento verso il raggruppamento E con Umbria e Toscana. Tornando all'F, quali formazioni laziali potrebbero raggiungere dunque le abruzzesi? C'è appunto un'ipotesi che potrebbe vedere squadre come il Rieti, il Latina, e un'altra ipotesi che vedrebbe invece Formia, Cassino e una tra Vissartena e Cinzia Alba Longa. Ma queste compagini potrebbero non bastare. Nelle ultime ore l'indiscrezione che arriva dagli ambienti vicini alla Lega Nazionale dilettanti vorrebbero all'interno del girone F due formazioni campane, e le più accreditate sono l'FC Matese e il Gladiator. La prima compagine è nata dalla fusione tra il Comprensorio Vairano e i Treppini Matese. La seconda è il Gladiator, rappresentante della città di Santa Maria Capua Vetere, che nell'ultima stagione ha giocato nel girone H. Anche il Cerignola, formazione pugliese, sempre nell'H, potrebbe completare il mosaico, che fino alle prossime ore sarà un concentrato di ipotesi, fino alla decisione attesa per domani o al più tardi giovedì.